Che ci stiamo tornando con la parte numero 37, se non erro, del let's play di Anepic. Allora, ho in mano un'ascia fighissima e dovevamo proseguire nei laboratori che erano lassù. Ci sono soltanto due grate nel laboratorio, spero che ciò significhi che sia un dungeon corto. Allora, io non ho più idea di dove devo andare. Bello. Oh. Sotto una nuova arma. Non mi ricordo più i tasti. Ok. Tac. Lasciata combattimento. Meglio la mia. Ehi, Zera, mi spiace aver riso di te poco fa. Deve essere molto duro scoprire una cosa come questa. Stai parlando seriamente o ti prendi nuovamente gioco di me? No, seriamente, amico, è stato crudele. Cosa pensi di fare? Lo accetterò. Nella mia vita precedente ero solo un volgare ammasso di carne. Cosa? Disprezzi quello che eri? E non il fatto che ti abbiano mentito? Certamente. Se il tempo è una creatura debole, è evidente che me l'abbiano nascosto per non ferire il mio orgoglio. Ma ti hanno mentito. Ti hanno cambiato. Prima eri qualcosa di diverso e loro ti hanno strappato la tua identità. Ti sbagli. Quello che hanno fatto è rendermi un essere superiore, liberandomi degli impuri pensieri di un'infima creatura corporea. Ma andiamo, sei uno schiavo, uno servo che spende tutto il suo tempo attendendo solamente qualcuno che entri nel castello per possederlo. Beh, io non vedo nessun miglioramento in tutto questo. Non potresti mai capire, sei un semplice mortale. È strano questo dialogo. Prima Daniel che gli dispiace di qualcosa. Secondo, io che sono d'accordo con Daniel, ma che cazzo è successo? Qui non mi raggiunge, vero? Come trollare i nemici. Via! Buongiorno! Porco troia. Oddio. Qui c'era andato. Sai di no. Sì, c'era andato perché era andato per di qua. Però non era andato su. Mamma mia. Sti versi. Oh. Non capisco cos'è che fa questo verso. Boom. Allora, vediamo un po'. Andiamo qua. Cazzo. Cosa sta facendo, Dio? Aia. Di morire. Cazzo. Lì non credo di poterci andare. Cioè, voglio dire. Quei cosi sono letali. No, lì è soltanto danni a random. Per ora. Quindi qua c'è un mostro. Boom. E lassù non ci posso arrivare. Quindi anche questo percorso è stato inutile. Ritorniamo di qua. Buongiorno. Aia. Qua sotto cosa c'era? Perché nella parte scorsa l'ho esplorato molto di fretta quest'area, però adesso voglio esplorarla bene bene. Qui non c'è un ascensore. Ah no, ok, sta salendo.
cazzo. Vabbè. Ma io non capisco quando si gira e quando no. Perché a volte si gira, altre no. Io non ho i riflessi così pronti per vedere se... Vabbè, io penso che l'ascensore fosse molto più basso. Cioè, più in alto, volevo dire. Allora, questa stanza l'abbiamo esplorata tutta. E va bene. Questa parte non l'abbiamo esplorato. C'è un altro! Merda! Vabbè. Sapevo che ce n'era un altro. Vabbè, ciao, eh. Io me ne vado. Ok. Qui c'è un altro, vero? Vero. Ok. Vai, drago. Vabbè, ma il drago non mi fa tanto male. Ok. Devo spaventarmi? No. Aspetta, sì. Sti danni che mi fanno? Morire. Fanculo al ragno. Oh. Piccolo zaffiro. Dei piccoli zaffiri. Vabbè, anche questa stanza l'abbiamo esplorata tutta. Quindi dobbiamo andare... prendete dove abbiamo iniziato la parte. Buongiorno. Ma io farei così. Sia perché così ci curiamo tutto, sia perché così possiamo usare il portale. Ma visto che qui mi sembra di aver capito che qui i mostri non sono deboli al fuoco, sembra che mi metto il gelo e al posto del drago mi mettessi Koldax. No, ho sbagliato. Sì, va bene. Già che ci sei ti chiamo. Magie, la cura. Ok. Allora, da qua a sinistra mi ha detto che non possiamo andare, quindi dobbiamo andare di là. Oh, una falchia. No, è scarsa. Una porta. Vabbè, entriamoci adesso, dai. Oh, un ponte. Ne abbiamo già trovato uno. D'altra parte del castello. Allora, però, questo che cos'è? La torre. Ok, quello è diventato per la torre. Ah, scheletri. Un momento. Non ero pronto agli scheletri. Figo.
Ma io sono uscito dal laboratorio adesso. Sto andando. No, giusto. Merda, ho sbagliato. Perché fanno sti rumori? Di morire. Lascia da combattimento. Fammi vedere, tanto per cosa mi protegge. Oh. Cos'è sto rumore? Oddio! Aiuto! Porco due! Qui ci vorrebbe la rana pallone, che però è morta. E non ho più cose per resuscitare. No, ce l'ho. L'anello che mi ha tolto. Non è il macellaio, non ho l'equipaggio. Oh. Il ghiaccio fa luce. Poca. Sento qualcosa che mi inquieta. Wow, bella Falcon blu. Bella. Hoppla. Hoppla. Quella porta ci entro dopo. Maledetti marrani. Io non so dove sono. Oddio, che schifo. E quello scrigno non lo puoi aprire. Armi confiscate a prigionieri. E quindi non lo puoi aprire. Coldax. Wow! Ok. Ma scusa, questa deve essere la prigione. Ha anche un colore diverso. Io sono uscito dal laboratorio. Sono nelle prigioni. Non è un dungeon che devo far più avanti. Cazzo sono? Ecco. Vabbè. Devi morire. Qua invece cosa c'è? Un'altra torcia, accendiamo. Quasi 15 minuti. Ah. Ah, fanculo. Muori. Ridammi l'anello della mutilazione. Ah, una pallone. So che non hai fame, però. Via! State lontani, marrani! Cos'è qua? Ah, è il coso dove uccidono i tizi. Cioè, dove tengono i prigionieri. Aiuto. Comunque sì, ormai è ovvio, siamo nella prigione.
Là sotto c'è un barile che ci dà una missione. No, scherzo, è un mostro che si è nascosto dietro un barile. Questo. Oddio, il criticazzo che mi tira. Devi morire. Ma prima devo accendere questo. Ah no, è proprio un barile che c'è la missione. C'è un goblin in questo barile. Che ci fai qui dentro? Perché sei così distante dalla tua gente? Mi nascondo dai carcerieri. Il gruppo di esploratori è entrato in castello, ma tutti catturati. No, chiama guardia. Tranquillo, non ti faccio prendere. Quindi i tuoi amici sono in prigione. Sì, amici prigione giù per le scale. Sai che ti dico? Vado e li libero, così puoi tornare alla miniera. Io grazie, io grazie. Guardia con grande ascia a chiave per celle. Davvero? Allora gli domanderò se cortesemente mi presta la chiave. Guardia non dà chiave. Sì, lo so, stavo solo facendo il sarcasmo. Perché fai questo? Non hai neanche chiesto un premio. Non che Goblin abbia niente di valore. Lo so, Zera, faccio questo per Nelson Mandela. E per tutti quelli che sono stati ingiustamente in prigione. Ma Daniel! Questo Nelson Mandela è un tuo parente? No, non so neanche chi sia veramente. Però dopo che ho visto Invictus è diventato uno dei miei idoli. Ma questa è una buona cosa. Bene, andiamo. Troviamo quel bastardo con la chiave e liberiamo quei ragazzi. Farò meglio cercare le loro armi, altrimenti non lasceranno mai questo posto vivi. Ah, quindi devo anche cercare le loro armi. Ok. Ma se prima facessimo il laboratorio, poi facessimo le prigioni? Però, boh, io voglio esplorare. Oh, io continuo a esplorare le prigioni. Tanto se il gioco ce lo fa fare, vuol dire che si può fare. Cioè, non è che. Prigionieri pericolosi. Ah, i prigionieri sono pericolosi. Cosa c'è? Ah, si può scendere. Se scendiamo. Che cazzo? Ho visto qualcosa muoversi. Vabbè. Da, troppo silenzio. Ok, almeno adesso c'è la musica sottofondo. Di qua cosa c'è? Allora, lì c'è una trappola. Andiamo su. Spirito della luce che okay, non può far nulla. Aia. Così impari. Ok, qui è un carceriere. Sali? Oh. Come osi? Devi morire! Ha più range di me questo. Wow! Bastardo. Questa porta mo dove conduce? Ostia. Meno male che vado a fuoco. Cioè, così almeno faccio un po' di luce. Buongiorno. Mica, però sono veloce. Adesso mi uccido il coso. Vabbè, non potevo farci nulla. Sono molto veloci e hanno delle armi abbastanza lunghe. Wow! Ma perché te la prendi con lui? Ma non sei un uomo. Curarmi un po', sennò. Ah, sono quasi a 20 minuti. Però prima voglio esplorare questa stanza. Adesso, se andiamo a sinistra, ci sono i giardini. Quindi io. Preso.
porte chiuse. Ah, qui dovrebbero essere le celle. Ok. Li ha congelati, li ha resi più lenti. So che sto sforando, però voglio arrivare ai giardini. Cioè, voglio aprire il passaggio ai giardini, ecco. Ma anche esplorare la stanza, quindi questa parte ci vorrà un bel po'. Mi dispiace. Cioè, no, lo so che a voi piace, in realtà mi spiace a me perché. Boom! Gay! Era. Scherzare. Ok, li ho uccisi tutti i carcerieri. Adesso mi posso curare. Ancora poca vita però. Questa cura ti dà pochissimo. 82 di cura. Voilà. Mamma mia! Come sono bastardo. Oh! Ok, adesso vado ad aprire l'accesso ai giardini, che potrebbe tornare utile, non si sa mai. E poi mi sa che terminiamo la parte. Ok, terminiamo qui la parte numero 37 del Spell di Anepic. Se vi è piaciuto cliccate col pollice che butta verso l'alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.